Hey coach, benvenuti in questo nuovo video, sono AndraLink91 ed oggi siamo in un nuovo episodio di Yo-Kai Watch Busters 2 Magnum. Cominciamo subitissimo allora, vediamo un po' se ci sarà una scena iniziale. No, c'è solo l'inizio del capitolo. Tanto dopo questo qua lo vedrete comunque sia tradotto, non doppiato, tradotto ovviamente. Perché io col kanji ci faccio solamente a botte, quindi ci vuole un pochino, ecco. Vi ricordo intanto che abbiamo sconfitto Viking, un tipo un super boss, un big boss, che appunto credo sia nuovo, non ho ancora controllato sinceramente se era nuovo o no. E abbiamo scoperto la storia di Billy, pirata Billy, che ha nascosto, che cercava un tesoro, che voleva appunto nasconderlo su quest'isola, e cercava il tesoro infinito, il Mugen. Tesoro Mugen dovrebbe essere infinito, che appunto si nascondeva in quest'isola. Lui ha trovato questa piccola isola, ci ha sepolto il suo tesoro, l'ha fatta diventare semovente, che appunto può muoversi quando appunto sblocchi il meccanismo, e c'era anche il tesoro da cercare su quest'isola, però poi si è perso e non è più tornato. Ed ora Sergente Quadro ci dice che è apparso un nuovo labirinto, e ovviamente il pericolo potrebbe essere sempre in agguato. Ovviamente G-Bion dice che non ci potrà succedere niente e che sicuramente prenderemo il tesoro. Bravo G-Bion, io aspetterò che voi venite a chiamarmi appunto per far partire la missione. Forza in marcia, Busters! Oh, un nuovo membro? Un aiuto? Ah no, aspetta, è un potenziamento, un power up! Ma allora... andiamo a parlare con Nevina, sì, ma... ah, perché pensavo che il simbolo Jin era per il membro, ok. Allora, andiamo da Nevina, appunto, che ci dirà di questo potenziamento, credo. Ecco, sì, infatti è lei. Ara, bentornati, siete stati sorprendentemente... siete stati piuttosto veloci. Beh, per forza, Nevina, volevano vedere te. Nevina, hai per caso qualcosa per noi, di nuovo? Cosa vuoi... vuoi ancora dell'altro? È imbarazzante. Però ha qualcosa. Ecco qua, ma usalo con attenzione. Il libro. Tipo il medaglium delle amicizie. Quando appunto ti connetti con altri giocatori. Oh, attenzione, c'è Mauro Beck. Che ci parla delle aure. Lui ci dà le aure, quindi vabbè, senza che sto a leggere tutto quanto il discorso che fanno, comunque sia, abbiamo già incontrato su Blasters T. Ah, però è un po' diverso, aspetta. Allora, lo Yo-Kai Pod ti dà aiuto in battaglia, ok. Ah, quindi tipo puoi portare uno Yo-Kai in più che ti dà supporto in battaglia senza però usarlo effettivamente. Possiamo subitissimo fare una prova allora. Ecco, qui anche no, la comunicazione NFC, però le medaglie... ce l'ho qualche medaglia giapponese, però non penso che vadano bene quelle che non sono per Blasters. Credo, poi non lo so. Dovrei provarci. Allora, vedo un attimo come funziona questa cosa qui. Allora, ho scelto un ranger, no? Per vedere come funziona. Mettiamo lui, per esempio. Ok. Ho la sua... oh, ok. Leviamo dentro Strello e mettiamo lui a posto, andiamo. Possiamo cominciare allora? Con un nuovo dungeon. Ti dirò alcune cose utili prima di cominciare. All'interno dei labirinti troverai delle monete. E questo già lo sappiamo. Oh, ci parla del minigioco. Se ne raccogli 100 avrai accesso a un bonus speciale. Se entri in quella stanza potrai raccogliere degli oggetti. Più oggetti raccogli, più premi grandi potrai ricevere, ma attento a non raccogliere i teschi, che se no ti fanno perdere i punti. Nella versione Magnum troverai un certo tipo di oggetti, mentre nella versione spada un altro. E va bene. Inoltre posso anche trovare queste pietre. Queste pietre servono appunto per affrontare quei dungeon un po' più difficili. Ok, qui invece è la comunicazione con gli amici. Ovviamente ci si può connettere solo tra giochi appunto giapponesi, non tra... e con la stessa versione, cioè con la stessa versione di Blasters, ovvero la 2. Che sinceramente io un pensierino per farlo uscire in Italia lo farei. Non mi dispiacerebbe affatto. Però se dipende quello che vogliono fare Nintendo.
Ok, possiamo cominciare allora. Vediamo un po' il nuovo dungeon di oggi. Cosa tratta? Attenzione! Oh, abbiamo due nuove possibili. Ah, ma non abbiamo nulla. Invece qui sotto sarebbe. Ah, perfetto, ok, ho capito. Abbiamo due nuovi. Ok, questo qui l'abbiamo completato tutto, quindi non c'è bisogno di farlo. Ma perché è nuovo? Mi dice che sono tutti quanti nuovi. Ma non è vero, non è nuovo, ragazzi, abbiamo appena fatto. Vabbè, dopo me lo rifaccio per conto mio, dai. Non voglio annoiarvi un'altra volta con lo stesso livello. Quindi andiamo a fare questo. Con Rotam, perfetto. Carino il modo in cui viene presentato. Se ogni nuova area funziona così, ragazzi, è fantastico, a cavallo. Ok, cominciamo. Ah, però. A Pestifero là devo dargli un oggetto. Non gli ho dato nulla, non gli ho dato. Vai, doppia. Ok, doppia, perfetto. Gli ho solo dato lo scudo, che poi era lo scudo di. Dell'altro, quindi non conta più di tanto. Questo qui ma voglio aprirlo perché c'è la moneta. Certo, dovrei fare col blaster, ma non ce l'ho. Non è equipaggiato. Si vede che forse prima devo raccogliere qualche oggetto per. Cioè, come si chiamano? Ma i frammenti penso si chiamino per poterlo usare. Devo ricordarmi che ho il tasto per schivare. Non mi ricordo perché ero abituato che il tasto Y, lo ridico ancora, tanto per essere preciso, su Blaster Steel lo usavo per altro, per l'attacco se non sbaglio, e quindi non mi viene normale premerlo per evitare danni. Poi magari mi sbaglio ancora e dico una cazzata, però. Oh. Eccolo, va, questo è nuovo. Vento. E ora il Blaster è attivo, il Magnum. Quindi il Blaster si attiva effettivamente solo quando ho i proiettili, chiamiamoli così, proiettili. Vabbè, andiamo avanti. Wopla. Io ci provo a raccogliere le monete, mo non tutte perché non è quello il mio scopo primario. Lo scopo principale è cercare di uscire vivi da qui. E questo è elettro, bene. Beh, ecco, vedi, infatti ho sbagliato tasto, ho sbagliato. Perfetto. Da qui non c'è uscita? No. Andiamo indietro allora. Ho preso un po' di Vigorium così posso correre liberamente per un po' di tempo senza stancarmi. Ovviamente qualche nemico ti si para sempre davanti. E tu non puoi farci nulla. Andiamo ora. Poi, che succede? Tesoro incustodito è mio. Ok, lo scudo questo qui è un pochino più forte, ma non ho. No, non è più pochino più forte quello, per niente poi. Quindi lo lascio lì. Oh, era qui le scale. Vabbè, mi sono fatto un bel giretto per il dungeon. Almeno ho visto, insomma, un po' di cosine. Dite che dovrei esplorare quest'area? Ma ci dai. Ah, aspetta allora, dai. Ora che so dov'è, fammi un attimo divertire, no? Che cos'è? Ah, un altro pezzo di moneta, bene. C'è ancora un po' da esplorare, ma preferisco andare avanti. Tanto bene o male si capiva com'era la strada, dai.
Ok, iniziano ad essere più grandi i piani. Dov'è? Qui, ah, eccolo. Oppla! Con un attacco solo, wow! Sono fortissimo! Ah, non nigiri con la prugna. Va bene, accettiamo tutto. E acciacchiamo tutto, oltre che accettiamo. A parte gli onigiri sono buoni, dai. Voglio dire, sono palle di riso. Come potrebbero non essere buoni? Aia. Via, via. Quante monete? Non penso che arriverò a 100. Anche avessi provato a raccoglierle tutte quante, non sarei mai arrivato a 100. Non volevo usare la pistola. Volevo cambiare bersaglio, ma ho premuto di lato invece che in alto. Ok, qua qualcun altro. Eccolo, va. Eccola. Eccolo, mappa. Perfetto. Ma non mi serve ora la mappa. Andiamo in alto. Ah, bene. Si ricongiungeva. Vediamo un po' il quarto piano, quello del boss. No. Oh, allora forse potrei davvero riuscire a raccogliere 100 monete. Chissà, chissà. Però belle le ambientazioni, sono anche più varie di quelle di Blaster Steel. Che sempre quelle vedevamo, alla fine venivano a noia. Oh, tu. Distrutto. Devastato. Wasted. Vai via. Niente, neanche ci dai niente. Sei inutile, vattene. Dammi qui. Sì, prego. Oh, c'è il boss. Gorokturian. La schedina di gioco si è disinserita. Eccola. Si è disinserita. La maledetta. Avanti, riproviamoci. Sperando che stavolta non zombie. Sei Galactarian, perfetto. Alrighty then. Ce l'ho? Ok, sì, ce l'ho. Sì, però devo prenderlo. No. Wow. Vai, così lo faccio fuori. E poi dopo. Energy Max! Ah, questo è facile, ragazzi, mamma mia. Ah, ok, per far uscire le sfere. Sì. Bene. Non ne ho raccolta neanche una, però. Grazie. Grazie. Ah, però stanno qui ancora. Ah, ok, bene. Meno lag, grazie. Tutto qui. Ma non lo voglio, vai via. Però ho raccolto le sfere che aveva fatto cadere. Sì, praticamente premi la clessidra e io non lo sapevo. Però ho intuito. Quindi ho detto, ok, sai che c'è, proviamoci. E ecco qua. 200 solamente. Cioè, 200 per il boss, ok, ma erano 193 in totale quelle che ho raccolto. Pochine. Dovrei salire di livello ora. Ma ci dai. Bene, sta andando davvero alla grande. Se continua ad andare così, si apriranno sempre nuovi sotterranei. O labirinti, ecco. Per mille gire a volte, che è successo? Kamasan, che sta succedendo? Cioè, Nevina gli ha detto che può partire in spedizione con noi? A proposito, dov'è tuo fratello Komajiro? Komajiro è un gran lavoratore. Qui le persone che hanno molto lavoro non possono partire all'avventura. Ah, quindi ci sta dicendo che Komajiro non può partire con noi, ma lui sì? Quindi Komasan. È carino! Niente, soprannome. È molto più bella la voce giapponese che quella italiana, dai. Per carità, però io amo il doppiaggio italiano, però quello giapponese è troppo carina. Beh, insomma, un aiuto fa sempre comodo.
Attenzione, abbiamo un nuovo membro nella ciurma. Che succede? Ok, lui dovrebbe essere Rinofante, se non sbaglio. E lui l'altro, che non ricordo mai il nome. Siamo dei cacciatori di tesori che veniamo spesso su questa spiaggia. Boh. Cioè, possiamo fare delle lotte su questa spiaggia a squadre, tipo. Oh, va bene. Sì, tanto è meglio la pratica piuttosto che il parlare. Stiamo solo ciancicando. Ah, eccolo qui. Scavulcaniano, quindi. Ah, ci fa andare nella grotta? Grande! Possiamo andare a cercare dei tesori nella grotta poi per usarli tipo. Ecco le pietre! Perfetto, ora ce n'è anche un'altra. I labirinti quelli segreti. Interessante. Sicuramente li farò. E troviamo anche dei tesori più belli, insomma, con oggetti e cose varie. Bene. Li farò con molto piacere. Ma non ora. Vai, Komasan in squadra ora. Non ha abilità curative, ma non importa. Noi meniamo solamente. L'importante è che meniamo. Continuiamo allora con un'altra missione. Attenzione, però, qui si è aperta una nuova strada. Ah, ecco, vedi, questi qui ancora niente, ma questi. Livello 50. Ah, questo qui è livello 10. Però già riceviamo oggetti forti, ragazzi. La mazza Oni, quella è forte. Ah, l'ombrello quello per Can Can, sì. Beh, questo qui potrei già provare a farlo, ci perdo, però potrei riuscire a superarlo se mi ci metto l'impegno. Va bene, continuiamo allora. Marazanz? Ah, ok. La scena di intermezzo non la faccio vedere perché tanto è la stessa di prima. Oppure dell'altro episodio, dipende da come li taglio, perché non lo so neanche io come tagliarli. Dipende da come mi gira, quindi insomma è inutile che ve la faccio rivedere. Vediamo un po', un altro tesoro, una spadina. Questa serve. Bene, continuiamo. Oh, ho nemici. Il riso è il nemico. Dov'è? Dov'è? Vieni qua. Ah, Torcirana, mi pare si chiamasse. Oh, attenzione, qui c'è un altro. Di sorpresa? Andiamo un po' qui, veramente, guarda. Mi ispira di più questa strada ed infatti, una spadina, non male. Beh, era forte. Sì, le altre spade avevano abilità, ma. Preferisco la forza all'abilità. Certo, però se hai abilità e forza. Beh, insomma, sono due cose. Che insieme danno un grande aiuto. Va bene. Basta con le ciance e andiamo avanti. Madonna, sta lumaca è fastidiosa. Io non so se ai bambini giapponesi piacciono i personaggi che parlano in continuazione e poi con quella voce fastidiosa. Forse ai giapponesi piace, ma è fastidioso. Mi ispira questa strada e non dovrebbe. Già. Ah, invece sì, dovrebbe invece. Ah! Wow. Roman. Ah, rovine, antiche rovine romane? Cos'è? Qui c'è un altro nemico, Torcirana. Oh, mi è andato giù. Ah, ok, amico, bene, bene.
Forse il leader, ragazzi, ci serve in squadra, eh. Madonna, lascia perdere questo. Cioè, passiamogli a fianco proprio perché... Oh no, sono Komba-san! Accidenti, Jibanyan, eccomi. Wow. No, 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 ragazzi, passiamogli a fianco, lasciamo perdere. Non si passa. Cioè, che poi neanche lo volevo, era solo per passare. Più che altro ho paura che arriviamo al boss scarichi e quindi ci perdiamo, ma contro Malazanza non dovremmo. Al posto del... di... no, 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 potrei metterci... Mister Sabbio, no, Mister Sabbio. Vabbè, avete capito comunque sia. Per meno cura. Sabbio, ecco. Semplicemente Sabbio si chiama. Wow, ragazzi, questa stanza è enorme. Che roba c'è qui dentro? Ah, no, niente. Lascia perdere, quello non ci serve. Vai. Prendiamo il tesoro. Qualcosa di buono, qualcosa di buono. La spada? Wow. Ma questa stanza... Ah, pensavo fosse veramente così la stanza. Dico... Oh, finalmente. Vai, prossimo piano. Ah, ok. È un boss minore, quindi... Wow, mi sento male per lui. Mi scusi? Ma come si permette, oh? Ma chi si pensa di essere lei? Però un oggetto per due, ragazzi. Noi ce lo prendiamo e ce lo conserviamo. Ah, un pezzo di moneta, buono.